Lo Sport, in collaborazione con... Perché visitare la nuova grande esposizione di Pegaso? Per il vasto assortimento di mobili d'arte, per gli arredamenti in pino massiccio su misura, per i bellissimi mobili in arte povera e soprattutto per non perdere le incredibili offerte. Non è bastato il maltempo a fermare l'associazione Arcieri Città della Paglia, che ha organizzato con successo la gara indoor interregionale 18 metri presso gli impianti del DLF di Alessandria. Nonostante le difficoltà logistiche causate dalle cattive condizioni meteo di domenica, con notevoli disagi per i tanti atleti provenienti dalle regioni limitrofe, sono stati 120 gli arcieri partecipanti, per una giornata di gare di ottimo livello tecnico, in cetta di medaglie per i padroni di casa, che hanno conquistato l'oro nell'Olimpico categoria ipovedenti grazie alla vittoria di Massimo Oddone, da anni ai vertici di questa disciplina. Primo gradino del podio anche per Federico Panico nell'Olimpico Master maschile. L'atleta alessandrino ha ottenuto anche un argento a squadre insieme ai compagni Pietro Scotti e Arrigo Bonanno. Due atleti del gruppo Città della Paglia anche sul podio Master femminile, con l'argento di Rosetta Paviato e il bronzo di Patrizia Sanzo. Terzo posto anche per Luigi Gastaldi nella categoria Compound Master maschile. Bene anche le giovani leve della società alessandrina, con il bronzo di Federico Trombin nell'Olimpico Juniores. La vittoria è andata all'ex arciere Città della Paglia Lorenzo Racca, che ha vinto anche la prova squadre. Lo Sport, in collaborazione con Pegaso, mobili per sempre. Strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria, aperti anche la domenica pomeriggio. Il meteo, in collaborazione con... Risparmia sulle spese di riscaldamento senza trovarti in mano un pugno di sabbia. Da Punto Fuoco trovi 50 stufe e caldaie a pellet Montegrappa in esposizione da 950 euro più IVA. Installazione e assistenza, tasso zero sino a 5.000 euro. Un campo di alta pressione, in ulteriore rinforzo, favorisce per domani condizioni di bel tempo, da segnalare al più velature o stratificazioni di passaggio e foschie o banchi di nebbia a tratti persistenti anche di giorno. Punto Fuoco vi invita tutti i mercoledì dalle 18 alle 19 a un corso gratuito per la manutenzione, la pulizia e la programmazione delle stufe a pellet. Per partecipare prenotatevi allo 0131 89 44 03. Per adottare a distanza non serve andare lontano. Con meno di un caffè al giorno puoi sostenere un bambino. Con la Fondazione Aiutare i Bambini puoi dare il tuo sostegno non solo a un bambino di un altro paese, ma anche a chi vive in Italia. Si chiama Adozione in Vicinanza e bastano solo 15 euro al mese, meno di un caffè al giorno. Per info www.aiutareibambini.it. Scopri subito com'è bello accompagnare un bambino nella crescita.